un ottimo risultato che premia sicuramente i nostri cittadini e le nostre imprese. È un bel riconoscimento perché è un riconoscimento che premia la nostra amministrazione, ma sicuramente anche le amministrazioni precedenti, anche perché a questi risultati così alti non si arriva per caso, serve un processo che richiede degli anni perché richiede appunto anche comunque un percorso anche culturale nei confronti dell'ambiente e appunto della raccolta differenziata. Rogno ha iniziato nel 2008 con l'amministrazione Surini ad abbandonare i cassonetti per iniziare una raccolta differenziata. Questo è stato il primo passo importante, il primo cambio di abitudini. Nei 10 anni dell'amministrazione Colossi si è sviluppato sempre più questo procedimento, si è passati dalla tariffa normale dei rifiuti differenziata alla tariffa puntuale che premia chi meglio differenzia appunto i rifiuti e siamo arrivati appunto alla soglia del 90%. E adesso sono ormai 3 anni che punto più punto meno siamo abbondantemente sopra il 90% con un altro dato molto importante che è la produzione pro capite di rifiuto secco indifferenziato. Rogno ha 45 kg ad abitante anno. È un dato eccezionale, calcolate che vengono premiati normalmente i comuni che riescono a scendere sotto i 75 kg e noi siamo a 45 kg, perciò ecco il 90,2 di raccolta differenziata più i 45 kg pro capite di secco sono due valori che ci pongono veramente ai primi posti in Italia. Il 90% è un dato veramente eccezionale, difficilmente si riesce a superare e andare oltre. Perciò per migliorare ulteriormente il servizio che diamo ai nostri cittadini, la nostra amministrazione ha dato il via, e sono partiti 2 mesi fa, i lavori di una realizzazione di una nuova isola ecologica. Quella attuale è piccola e ha anche dei grossi problemi di sicurezza, perciò il Comune di Rogno ha investito 400.000 euro, che provengono 200.000 euro dalla Regione Lombardia, 175 dalla società Valcavena Servizi e solo una minima parte dal bilancio comunale. E sono partiti i lavori a ottobre e in primavera avremo realizzata la nostra nuova isola ecologica nella zona industriale, che è un progetto bellissimo che permetterà a tutti i cittadini di conferire i loro rifiuti nella massima sicurezza in ampi spazi e tutto questo porterà ancora di più Rogno ad essere veramente un comune virtuoso per quel che riguarda il rispetto dell'ambiente e della natura. E nei prossimi giorni ci sarà anche una presentazione. Sì, è un progetto a cui tengo molto, anche perché è un documento storico incredibile, è un vero e proprio film sulla storia di Rogno. Attraverso le interviste dei 7 sindaci ancora in vita di Rogno, i 3 sacerdoti, il nostro storico Flavio Salvini, con la partecipazione anche di signor Mario Cretti, con la partecipazione anche di alcune attrici che si sono prestate appunto per questi 70 minuti che raccontano la storia di Rogno. Con fotografie, interviste e video raccolti anche dalle televisioni locali e Ruggero Conti, che ha prestato servizio per il Comune di Rogno per alcuni mesi, ha realizzato questo film documentario che è veramente bello e lo presenteremo nel mese di dicembre a tutti i nostri cittadini. Perciò è un bellissimo progetto che vede la luce e racconterà. Fisserà nel tempo la storia che è stata nel nostro comune, il presente e che sia un buon auspicio anche per gli obiettivi del futuro.